Siete accusata di aver usato l'esercito rosso come vostra guardia privata, di aver trasformato il palazzo del cielo nel panale del capitalismo, aver fatto una vita da imperatrice, messo le gonne corte, voltato il costante. Compagna Cialcinta, siete condannata a morte. Avete qualcosa da dire? Parlo di quella pellegrina, la quale
è una donna di malaffare. Ehi, signorina, io sono una donna onorata. Non so se così si possa dire di voi. Se foste una donna onorata, non andreste per il mondo birboneggiando. Già, proprio birboneggiando, sì. Perché è uscita quella pettegola? È tornata a letto. Che brutta faccia. Ma che io? Ma non lei. Non l'hai vista neppure? Ma certo, l'ho incrociata. Prendi il caffè. L'ho già presa. Sei già uscita? Certo. Alle 7. Lo sai che mi piace il garzone del fornaio, no? Non gli avrai mica dato dei soldi? Mai dato soldi agli uomini, io. E i 200.000 dell'altra settimana? Visto che non ti accorgi di niente. Guarda un po' cosa ho fatto. I tatuaggi alla tua età, mamma. Alla mia età, che cosa avrà la mia età? Almeno vuoi del pane e burro? Ho già mangiato. Una brioche fresca fresca. Però quasi quasi. Prego, un po' di pane e salame. Il pane e salame ti fa venire mal di fegato, mamma. Sei tu che hai fegato malato. Guardati, sei gialla. Ma io sto benissimo. Per favore, il salame a quest'ora. Oh, il salame a quest'ora. E la tua morale e la testa piena di preoccupazioni. Che pesa sul fegato. La testa piena di preoccupazioni? Sì. Perché la tua è leggera, leggera, vero mamma? Non sai quanto pesa sul fegato la morale. È indigesta. Li hai visti di là? Costante mi ha regalato di più. Onomastico! 13 anni d'amore. La fedeltà tua. Fa venire i calcoli alla bile, hai risaputo. Matrimonio fallito, avevo una figlia sulle spalle. Lui giovane, senza un soldo. Ma non ci abbiamo pensato un attimo. Siamo andati persino in Bolivia, mamma, a fare la rivoluzione. Un amore di guerra. Non è facile trovare due persone unite come noi. Mai un litigio, una parola rossa. Una vita dedicata l'una all'altra. Se vi foste sposati. Ma il bello del nostro rapporto è proprio quello. Non ci siamo legati alla quotidianità matrimoniale. Sì, c'è stato un momento in cui l'avrei voluto vicino a me, svegliarmi con lui al mattino, ma è stato meglio così. Stavo seduta su un bidone e intanto guardavo davanti a me. C'erano degli strani moscerini che mi giravano intorno alla faccia. Mi pulivo le unghie. A un certo punto ho sentito qualcuno che bussava contro il coperchio. Oddio, dico, mi sono seduta sulla tomba di Carmen e non me ne sono accorta. Ma no, va là, Carmen è viva e se ne sta lì solo per farmi dispetto. Carmen, sei viva? No, sono morta, mi fa lei con una voce strana. Sono morta. Ma non voglio stare qui, voglio una lapide, una tomba e con dei fiori. Ma dico io, ma che te ne fai della lapide, la tomba e i fiori se sei morta? Che strano sono. La vorresti morta? Ma no, Rosaria, no. Morta ma senza pensarla. No, Rosaria, io le voglio tantissimo bene, solo che la trovo un po'... come dire, insignificante. Ah. Insignificante, inesistente, quindi morta. No, Rosaria, no. I sogni dicono il contrario. L'enigma del sogno è il mistero del passato che diventa avvenire.
e intanto aspetto il treno. Nel frattempo gioco, ballo e salto. Come si fa alla stazione? Alla stazione non si gioca, né balla né salta. Certo, per forza, con tutta quella gente lì, con i musi lunghi, seduti sulle banchine. Ma se uno fosse contento di partire, salterebbe, giocherebbe, ballerebbe. Vieni, Rosalia, balliamo. Ciancina e i suoi occhiali come fondi di bottiglia. La miopia della rivoluzione. Passa in mezzo a due altri folla e va a mettersi con le spalle a un muro. Mettiti la benda. Lei risponde no. Voglio guardare in faccia i miei assassini. Cinesi. Prima mi avete amato e ora mi uccidete. Pronti, ragazzi? Tre. Io,
il senso della grandezza delle cose. La tua vita è piccola, misera. Non esci mai dalla tua stanza e se ne esci per andare in un'altra stanza con una lava come te. La storia non ti interessa, la vita non ti interessa. Sei ignorante come una capa vuota come una zucca. Quando avrai la mia età, che ti resterà? Niente, salvo uno stomaco bucato e dei denti rovinati. Guarda, l'universo sta proprio qua, nel palmo della tua mano. Ma tu non te ne accorgi, non sta zitta. Siete ancora qui a discutere? Ma quando si mangia? Non ho avuto tempo di fare la spesa, ora vado. Hai finito la traduzione? L'ho cominciata una settimana fa, non sono una scheggia. Già, ma sei troppo pignola. Ti vedo, sai, che scrivi e riscrivi, tanto con quello che ti pagano. Con quello che mi pagano? Mi sembra che viviamo in tre. E comunque, conosci il portoghese tu? No, allora sta zitta. Ma se tu ne facessi di più, forse potremmo permetterci, che ne so, per esempio, un viaggetto al bagno. Perché non fai qualcosa anche tu? Il signor Marchese Assura mi sposerebbe. Eppure se lo volesse, ci sarebbe un piccolo problema. Io non vorrei. Amo la rossa. Del fumo. Non so che fare. Con la parlantina che ti fa, potresti fare la venditrice porta a porta. La nobiltà non fa per me. La ricchezza la stimo e non la stimo. A maritare non ci penso neanche. Tratto con tutti, ma non mi innamoro mai di nessuno. Ma sì, tesoro. Tu e la tua bottega del caffè mi farete venire mal di testa. Bottega del caffè? Disgraziata! Con tutto con l'attaccarti alle mie gonne in teatro, ancora non sai riconoscere Rosaura da Mirandolina? Vado a fare la spesa. E me, da papà. I conti dei pomodori maturi, devo fare un esperimento. I pomodori costano. Però col succo di pomodoro e il cuore del carciofo, mescolato col papavero, sì, sembra che produca un succo che alla carcasse. Ti prego, comprami i pomodori maturi. Tu sei pazza. Al massimo patate e spinaci da fare all'aglio. No, le patate le mangi tu. Però con gli spinaci potrei farci un esperimento. Ma io non te ne darò nemmeno una foglia, mamma. Quanto sei antipatica. È vero che sei rimasta incinta? Chi te l'ha detto? Si vede. Si vede. Si vede da un miglio di distanza. È solo una cieca, non se ne accorgerebbe. Ma si sa, Rosaria è cieca.
stato innamorato di me. Come no? Se te lo dico. Certo. Anche quando dormiva qua, tutte le notti, e la mattina facevamo colazione insieme con pane e latte. Sempre. Sbruffona. L'ho visto piangere per lei. Piangere? Costante? Sì, costante. Quando lei si era messa in testa, per la sua indipendenza, di partire per il San Salvador. Insieme a quel tipo, poi. Com'è che si chiama? Cioppa, brava. Che tra l'altro porto anche sbudellato. Ti ho detto che è sempre stato innamorato di me. Anche quando avevi 12 anni ed eri brutta come la fame? Sì. Già. A dirla tutta, per un periodo costante è stato innamorato di me. Ma io non ho voluto approfittarne. Ma se l'hai detto tu che volevi portarglielo via a tutti i costi? Certo. È un uomo molto bello e affascinante, ma lei è così innamorata. A me non piace mica tanto. Ah no? Ma ci hai fatto l'amore però? Me lo trovo sempre davanti. Certo. Tra tutti i baccalà dei tuoi amici non ce n'è uno che valga costante. Beh, è un rivoluzionario dolce dolce. Ma va là che ci muori dietro. E poi è ottimo prevedibile. No, questo non è vero. Perché né io né Rosaria abbiamo mai previsto che facesse una cazzata del genere. E poi è troppo vecchio. E ci sei rimasta incinta. Beh, senti, a 40 anni ho un bel corpo, sembra un ragazzo. E quante volte l'avete fatto? Che mi metto a contare quante volte faccio l'amore? Tu quante volte lo fai, sentiamo? Poco, bambina, ultimamente. 2 o 3 volte a settimana. Ma neanche con lei, scusa, io lo faccio solo 2 volte al mese. Tu sei degenerata, si sa. No, è troppo fatica. E poi a me piacciono i baci, le carezze. Ma che bella pelle che hai stasera. Che ci penso? Una roba che mi ha portato un'amica da lì. No, anche un po' d'erba, vuoi l'erba? Afrodisiaci? No. Lo sai che in Thailandia ci nascono delle cipolline piccole così, che sono nere fuori e rosse dentro, e se le schiacci producono un succo amaro. Che bella testa. A te piace l'avventura, a te piace dormire. No, dormirò abbastanza quando sarò sottoterra. Ci ho pensato. E voglio partire. Sì, è la cosa più saggia che tu possa fare. Dopotutto potrebbe essere mio padre. L'hai detto, Rosario? No. E pensi di continuare? Non lo so. Cioè, lo posso ritenere libero? No, la mamma mia, passa di merda, tu sei vecchia, sei fuori gioco, capito? Sei fuori gioco. L'altra sera ho visto in televisione un documentario sugli arabi Leonardo Tanto. Hai presente quello scimmie grosso, con le braccia lunghe, gli occhi piccolissimi, dolcissimi? Nell'epoca della alle femmine gli si colora il culo di un azzurro lampone luccicante. I maschi gli girano intorno, li annusano. Sai qual è la più prescelta? No. La più vecchia, perché è il culo più bello e luccicante delle altre. Ho paura che la mamma se ne prenda male. Ne avrebbe anche ragione. Sì, ma finirò per dirglielo, no? Eh già, tu dici sempre la verità, ma anche un sacco di balle, quindi è difficile capire. Nonna, ti ricordi quando ero piccola che ti dicevo sei bellissima, ti sposerei? E tu mi dicevi, tu sei
troppo brutta, Carmen, non ti sposerei mai. Me lo ricordo. Ma tu eri brutta, Carmen, madonna, non sei brutta. Adesso non vai sul momento, sei guardata. Lo sai perché? Mi piacevano un sacco quelle scarpette con i bottoncini di madreperla. È vero. E una volta te le ho trovate tutte in bocca. E io presa schiavi. E te ne ho fatte ingoiare la metà. E tu gridavi, sputa! La dura come la fame e non sputarli. Già, è perché mi piaceva tenerle sotto la lingua. Erano come tante piccole uova trasparenti. Mi sa che tu eri già perversa allora, io non l'ho capito. Mi sfuggì questa. E quando la mamma tornava dai suoi viaggi, noi ci prendevamo per mano, ci guardavamo e con grazia e con candore dicevamo le nostre bugie. E quante ne abbiamo dette? E quanto ci siamo divertite. Sì. Ascolta, adesso. Lascia un giorno, ti prego. È suo quel figlio. Lei crede nella libertà, nell'amore, nella fedeltà. Lascia un giorno. Tu mi aiuti. Certo. Sempre dalla tua parte, bambina, lo sai. Questo non è vero. No. Ti ricordi quando sono rimasta chiusa fuori casa la prima sera? Mi hai detto sì, sì, non ti preoccupare, Carmen. Il papà c'ho io qualcosa per la mamma. E poi te ne sei dimenticata e mi hai lasciata chiusa fuori. Bisogna più sbattere il muso contro le cose ogni tanto, no? Perciò non mi fido di te. Ma non hai altra scelta, quindi fidati. Va bene. Anche se io fossi te non lo farei. Solita egoista. Insopportabile. Hai finito di tormentare quella povera bambina tu? Quella povera bambina non è poi così povera. Sa quello che vuole e lo ottiene quando vuole. È solo una bambina, mamma. Quella ne sa più di te e di me messi assieme. E poi lo sai, aspetti a tutti questi discorsi. Mi tratti come se fossi una vecchia deficiente. Ti sei dimenticata di quando mi stavi attaccando a Erlina. Con i ricami da te. Monsieur George l'aspetta di sotto della sua limousine. E io scendevo le scale con la regina. Con i miei tacchetti da te. Bla. Mi dai 100.000 lire? Te ne ho date 200 l'altra settimana. Hai ragione. Io non so cosa succede. La mattina le metto in tasca e la sera non le trovo più. Dammi 50. Ne è il momento. L'editore non mi ha ancora pagato. Le bollette... Dammi 20. Cerca almeno di fartene bastare. Questi però sono solo 15. Non trovo i soldi sotto i cavoli, io. E poi non c'è mai una volta che tu o quell'altra decidiamo di darmi una mano. Ma che c'entra? Sei tu quella responsabile, no? Puoi dirlo forte. Io ho sempre rischiato in prima persona, mamma. Se non fosse per me e per il tuo figlio, mio fidanzato di allora poliziotto, a quest'ora tu marcivi ancora in galera. Poliziotto basco nero, ti mandiamo al cimitero. 7 processi ti sei procurata. Rissa, vilipendio, oltraggio, ma mi ricordo cos'altro. E l'avvocato? 400.000 lire ti è costato, altro che 15. 400. Quella è la politica, mamma. Non stavo giocando. Sai cosa ci faccio con la tua politica io? Mi ci pulisco il culo. Tra la lalla, lalla, lalla.
Sì, le piace l'amore, ma non fate male a nessuno. Cazzate sentimentali, quella si sotterra a tutte e due. Quando eri piccola, che io, te e la nonna siamo andati al parco e per risparmiare abbiamo mangiato un gelato in tre. La smetti di pagare, devi parlare, dirle che accetti di pagare, che se ne stia a casa e non rompa le palle. Posso parlare, ma la testa dura, lo sai? Vediamo che se la cultura. Comunque scappo, avevo un appuntamento 10 minuti fa. Dove vai? Non lo so. Non mangiare cose strane. Non trattarmi come una bambina. Non ti tratto come una bambina, come dici con la nonna, non mi sento bene. Ma che palle che sei, ciao mamma. Prendi le chiavi per me! Sono buoni questi fagioli, ciao. Li hai cucinati davvero benissimo. Era tanto che non mangiavo qualcosa. Ciao, una settimana fa. Dove sono i nostri compagni? Anta, al di là della valle. Li senti, cugini? Thank you.
Vedo che ti sei divertita. Lo sai. Pronto? No. Sono troppo. Strumenti. Ti lancio la. Sì, 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 sì. Buono. Guarda che ha sconteso per portarti in giro. Che brutta cosa.
questi che dicono appena batti le spalle. Perché? Credi che di te parlino bene? È normale, sono come loro. A un certo punto te! La tetra schizzava da tutte le parti. È passato un treno, basta, bassissimo. Normale, capirai, solo perché hai la loro età. È normale che una giovane, vada a ballare in faccia alla moglie. E io invece sono vecchia, pazza e immorale. E mi piace... La terra si cava a me, da tutte le parti. E io pensavo, ciao, addio, sono morta. Ti dico che escono con te per sghignazzare come fatti. E invece non è morta. Michele mi ha toccato me. Con tutto quel sangue che poi usciva dalla bocca. Ma in quel momento non me ne importava niente. Mi sono anche messa a ballare, ci credi? Che mi importa se sghignazzi? Ghigo bacia con un torre. Ti mette una mano qui, un'altra qui. Ed è come se ti avvolgesse nella sua cappa rossa. Guarda che Ghigo è innamorato di me. Sarà anche innamorato di te. Ma fa l'amore con me. Guarda un po'. Ho fatto una torta. Oh, una torta, mamma. Ma da dove è che non facevi una torta? Fa assaggiare. Ma che fa? Guarda che sei una roba allucinante, però. Perché devi sempre rovinare tutto in questo modo? Per una torta. Dove non ha messo le mani? Me ne dai una fetta per favore? Anzi no, dammene due. Tagliene due. Almeno morirai di indigestione e ci libereremo di te. Non vi libererete mai di me, mamma. No, perché anche da morta mi siederò qui, accavallerò le gambe, mi fumerò lo spinello e mangerò il mio bel pezzo di torta. Hai la fetta nel piatto. Questa deve restare per l'istante, stasera quando viene. Costa? Sì, viene stasera. Assolutamente. E deve parlarti. Festeggiamo. Che cosa? Sì, va bene, mamma. Non sono di matrimonio, ma sono comunque 13 anni d'amore, no? Viene stasera. Così ha detto per telefono. Pronto? Oh, ciao, Ghigo. Chi è? Sì. No. Ma certo che te la passo. Ma non era per lei? Smettila. Nonna, è per sé. Oh, tesoro. Fedeli, lui.
abbiamo segreti. Sei sicura che ti dica tutto? Lui ha fatto dell'onestà il suo stile di vita. E come fai a esserne così sicura? Lo conosco benissimo. E poi sa perfettamente che se mi nascondessi qualcosa me ne accorgerei. Ora fammi andare. Sì. Finisci di sparecchiare perché devo consegnare qualcosa entro lunedì. E poi devo anche cambiarmi. Sì, però aspetta un attimo. Devo... Guarda come sono vestita. Che lo costante. Tu. Glielo hai detto? No, è innamorata. È innamorata e non vede al di là del suo naso. Senti, non ce la faccio a dirlo. Mai innamorarsi. Si diventa ciechi, sordi e pure deficienti. Ah, ma come? Non eri tu che dicevi sempre che bisogna essere sempre innamorati, anche a 100 anni? Certo, ma per gioco. Non per farmi un dramma, impelagarsi, perdere se stessi. Si finisce per perdere dalle sue orecchie come delle vecchie boccole del vento. Se glielo dicesse lui, ma non ce la fa. Senti, Rosaria. Scusa, pensavo a Maria Rosaria. Senti, mi presteresti la tua cipria stasera? Ma pensi sempre a te stessa. Io le mie grani. Ah sì, però non sei incinta di un uomo che ha 20 anni più di te, che per giunta è il compagno di tua madre. Pasticciolo sei sempre stata. Costante mi ha detto di andare a vivere con lui. E ci andrai? No. Ti conosco, se esiste ci andrai. Non lo so. Il fatto è che c'è di mezzo pure Mario. Chi è Mario? È il mio ragazzo, ma non. Il tuo ragazzo? Da quanto tempo? Da 6 mesi. E lui lo sa? Certo che lo sa. E gli sta bene? Sì. Forse anche lui è un po' innamorato di Costanza. Quindi fammi capire, andrete a vivere insieme tu, Mario e Costante? E il bambino. Ecco. E sta bene a tutti, sì. Ti ho mai raccontato di quando mi sono innamorata del marito di mia cognata? Il marito di tua cognata è tuo fratello. Ma no, il secondo marito! E poi, tra l'altro, era un cugino d'acquisto. Beh, vabbè, comunque, ci siamo innamorati e abbiamo deciso di scappare insieme. Poi, a un certo punto, lui mi ha chiesto, andiamo a vivere in tre. Ma tu ci hai ripensato. Tu come lo sai? Me l'hai detto 50 volte. Vabbè, la sto diventando vecchia e non me ne accorgo. Dovresti darmi la mano invece di platerare. Faglielo dire da lui. Ma non lo fa, conta su di me. E allora non diteglielo per niente. Sarebbe un tradimento, che dici? Sì, il tradimento c'è già stato. Ma senti chi parla, anche tu hai sempre tradito. Tuo marito con tuo cognato con tuo cugino... Ma che c'entra? Quella è roba di 40 anni fa. Sì. E poi lui è dei gemelli. Anche Costante è dei gemelli. Gente infida e labile, dolce e affettuosa, ma mai fidarsi dei gemelli. Meglio leoni come te. Senti, ma è bello questo mare, no? Mia nonna si è tremenda, eh? Ma farà l'amore anche lui con Costante. Se lo vorrà, sì. Ma lui lo vorrà? Non lo so se lo vorrà. Ma ti...
che lo seguivo per strada travestita da uomo. Secondo me non sei stata mai innamorata di te. Ma che dici, mi sono persino suicidata per te. Non mi pare che ci sia riuscita. Certo, mi sono buttata giù dal quarto piano, ma mi hanno fermato i fili della luce. Avevi 12 anni. Ma che dici, ne avevo 28. Non ci credo. Ma tu non credi che io sia mai stata innamorata? No. Ma lo sai che ho dato persino fuoco alla casa perché lui mi voleva lasciare? Ma lui chi, no? Ah, il mio quarto marito. Ma che faccio? Arrangiati come hai sempre fatto. Ho bisogno di un po' di caffè. Ah, ma siete qui voi due? Sono stanchissima. Ho bisogno di un po' di caffè. Io mi arrivato. Oh, io sto benissimo. Senti, Rosaria. Sì. Che per caso mi hai preso i pomodori? L'ultima volta ti sei finita tutto lo zucchero che c'era in dispensa. Certo, dovevo fare un esperimento. Fallito. Per forza. Mancava l'elemento principale. L'urina di lucertola. Gravida! L'ho rincorsa dappertutto, ma quella si è andata a rintanare in un cocco. Cosa ci posso fare? Che faccio? Chiudo a chiave la dispensa? In questa casa nessuno mi capisce. Vado a cercare qualcuno di più intelligente. Siete conosciuti i tuoi costanti? Com'è la domanda? Non te ne hai mai contato niente? Per forse non me ne frega niente, ma adesso ti faccio questa domanda. Che carattere, mamma mia. Fammi pensare. Dai. Una sera mi chiama Gianni e mi fa: posso portare a cena una persona? Io avevo dei coglionettini a letto, la traduzione da finire e la cena sul fuoco. Sì, va bene, porta chi vuoi. Senza conoscerlo, già lo vogliamo. E poi? E poi? E poi, quando è arrivato, non gli ho rivolto nemmeno la parola. Ma lui come se nulla fosse. Carino, gentile. E parlava. Lo sai che parla bene un frate. E quindi me ne sono innamorata. Sai, mamma, che c'è? Devo dirti. Mi sono innamorata. Bravo! Sono contenta. Si sta bene quando si è innamorati. Mica tanto. Lo sai. Io penso di essere innamorata di lui come il primo giorno. Anzi, a volte mi fa anche paura questo sentimento. Penso che se gli cadesse qualcosa con lei. Beh, niente, ho detto bene. E che cosa? Ben niente. Ma niente, mamma mia. Tutto fatto? Fatto. La bambina moriva se non te lo diceva. Ma me l'ha detto, me l'ha detto. Aveva un nostro, quindi la tua. No, ma fatti che fai come? Lo sai, sono contenta. È meglio qualsiasi amore dell'indifferenza. Qualsiasi amore? Mica sempre. Solo se l'amato è degno dell'amore che ti si porta. Ah, questo è quello che dico anch'io. Assolutamente. Se non dovresti proprio parlare. Ti innamori sempre di certi tipi? I tipi di cui mi innamoro io non hanno mai fatto delle carogne. Ma no, guarda, faccio vedere la mia che dà le missioni. Guarda, mi dici, adesso mi devo godere questo spettacolo. Madre e figlia. Che si dividono pacificamente. Ma la casa? Dove andrete a vivere? Senti, mamma, non è vero che mi sono innamorata, va bene? Non sono mai stata innamorata e mai lo sarò, capito? Quante storie! Tutto per colpa di quell'imbecille che gli ha mandato anche i fiori. Non mi ha mandato nessun fiore. Ti ho visto di fiori. No, non mi ha mandato di fiori, mamma. Aspetta, ricordami questo. Se ti
ti regalo una rosa, vuol prenderti in sposa, ma se ti regalo un giglio giallo, vuol fare solo il gallo. Andavate in giro con la compagnia di Renato Marenco. Oddio, Renato Marenco, un pazzo! Ti tastava sempre il sedere, non ti pagava mai, e poi se non andavi a letto con lui si arrabbiava. Ma come, dice, ti faccio lavorare? Per carità. Hai ragione, mamma. È lì che mi sono innamorata del teatro, sì. Guardando gonne svolanzanti, camicie bianche, sì. Chissà perché ho smesso. Chissà perché hai smesso. Perché ti sei innamorata della politica e il teatro non ti sembrava abbastanza politico. E ti sei messa a ricorrere la rivoluzione per tutto il mondo. Vado a lavorare, è meglio. Forse sì. Io per te. Per poco non hai fatto la frittata. Ma no, non è possibile perché a me le uova non piacciono. Stavi per dire alla mamma di Costanza. Ma perché non glielo hai detto? No, ci hai interrotte. Sei una debosciata. Ma adesso la vado a chiamare. Io capisco. Mi sono entrata e gli ho detto fatto. Poi gli sto sto fatto. Tu hai detto fatto, no? Ma ascolti. Adesso la chiamo. La faccio sapere qui e tu glielo dici, perché se non glielo dici tu. Ho bisogno di un altro po' di caffè. Siediti qui. Siediti qui. Te lo prendo io il caffè. Stanno lì, tra poco arriva. Tu comincia a parlare. Io intanto faccio. Ti aspetto, d'accordo? Tu parla, eh? Mamma, ti odio. Lo so. Non ti ho stirato la camicia. Fammi finire qui, vado, Ma che c'entra la camicia? L'ho sempre fatto, va bene, hai ragione. Ma un secondo, sono in da sempre parte. Fatto di quanto. Ma perché sei arrabbiata? Che c'è? Sto male. Io ti ho sempre cucinato cose sane. Mi sento intossicata. Non esagerare, sono solo un po' di stanchezza, no? No, no, sono morta. Ma no, tranquilla, mi sono non è nulla. Se ti dicessi che sono innamorata, che non più grande di me. Lo sai cosa penso dell'amore? Se è ricambiato, è onesto e necessario. E se quest'uomo mi ha... Sposato? No, non sposato. Ma siamo da... Lei ha l'età di lui? Sì. Ma non è bello mentire, dite, capirà. Il fatto è che c'è di mezzo un altro uomo. Un altro uomo? Sì, un altro innamorato di lei. Ma lei chi? Io, mamma! Ma se stai con uno, come fai a stare anche con l'altro? Li amo tutti e due. Se sei innamorata di quello sposato, parlate con la moglie e mettetevi insieme, ma lasciala, è più normale, no? Con la moglie di lui non ci posso parlare. Perché? C'è una persona che amo. Cioè... Ma no, no, mamma mia, non pensavi fosse così per pensa. E non sai il peggio. Guadagna? Sì. Molto? No, anzi, poco. Quindi non lo stai facendo per i soldi? Ma ti sembra il tipo che stai presso i soldi? Ascolta,
sembra una cosa un po' malsana, no? Ma sei proprio la testa del cazzo, però! Non capisci niente, niente di niente! Con tutto il mio padre che combinavo! Sei diventata una vittima tua, una vittima mia, una vittima della nonna! Lavori dalla mattina alla sera, fate che come una schiava e chiedi perfino scusa, scusa di sì! Ma non ti rendi conto che sei un imbecille! Che tutti ti combinano sulla testa! Sei incinta. Di quale dei due? Non lo so. Ma meglio così, il bambino avrà due padri e sarà più felice. Meglio così. Povero bambino. Che hai detto? A me non sei felice. Io sono felicissima. Sei tu che mi metti di malumore. Io non ho fatto niente, perché ce l'hai con me? Che fatica di farti capire le cose. Mamma mia. E lui? E lui è felicissimo. E non vede l'ora di mettere su casa insieme a me, Mario e il bambino. Ti stai sbagliando? Lo conosco benissimo. Tornerà da me. Se non sei stufato in 2 anni. Due anni? Due
e abbiamo deciso adesso di farlo alla luce del sole. Ah, a proposito, voleva sapere come la prendevi. Adesso vado a dirgli. Ciao, mamma. Sono sola. In mezzo alla foresta. Fa caldo. E intorno a me c'è un dovere. Sei pallida. Che hai fatto? Pensavo. Carmen ti ha detto di Costante? Sì. Devo confessarti che anch'io qualche anno fa ci ho provato. È un uomo troppo bello e affascinante perché le donne non ci trovino. Di una civetteria poi prende ciò che vuole e poi lo lascia andare via. Ma questa volta pare che faccia sul serio. Ma possibile che non ti abbia mai detto niente? Niente. E tu non ti sei accorta di niente? No, niente. Io non so da chi hai preso. Certo non da me. A me basta uno sguardo per capire anche quello che sta per succedere. Ma già, tu sei quella della libertà, della rivoluzione, della fedeltà. Come puoi capire queste cose così piccole? Fra poco lì deve trovarmi sistemato. La mia bella camicia. Rossetto. Sì.
cattiva del cinema fallita. La rivoluzione tradisce sempre. Come i figli. Ma io me ne fotto. Meglio fare un'uscita alla regina. Anche i rubinetti. Chi sarà stato? Sicuramente quella sventata di Carmen. Per fortuna c'è lo sciopero. Niente gas, né oggi né domani. Adesso ti